Bentornati ragazzi per questo nuovo appuntamento molto molto breve. Qui vi ho messo questa slide. Mi raccomando, prendete nota perché andrò abbastanza veloce. Oggi realizziamo il polpo su un buon purè di patate viola. Allora, innanzitutto dobbiamo prendere il polpo e metterlo sotto vuoto. Se abbiamo una macchinetta, usiamola perché vedrete che le fibre della carne del polpo diventeranno di una morbidezza unica. Io utilizzo la slow cooker, quindi sto riempendo la pentola d'acqua che andrò successivamente a riporre proprio sulla resistenza. Farò una cottura a livello basso per circa 7 ore, ma voi potete tranquillamente utilizzare, se non avete questo tipo di macchinario, una pentola e riporre ovviamente la busta, che deve essere proprio per il sottovuoto e anche per la cottura, all'interno dell'acqua bollente per 3 ore e mezza. Dimentichiamoci ora del polpo e cominciamo con il pulire le nostre patate viola. Intanto guardate, sono davvero belle, sono molto scenografiche. Una volta che abbiamo pulito tutte quante le patate, le tagliamo già a cubetti su un tagliere. Prepariamoci anche una pentola con dell'acqua perché subito le andiamo a riporre dentro. Appoggiamo la pentola sul fornello, accendiamo il fuoco e cuociamo per circa 25 minuti. Dopo che il nostro tubero è pronto, ci prepariamo anche una padella e con una schiumarola li andiamo a riporre proprio al suo interno. Mettiamo anche la padella sul fornello e aggiungiamo una bella presa di sale. E con uno schiacciapatate andiamo a schiacciare proprio la patata, così che formiamo la prima parte di purè grezzo. Mettiamo pepe, noce moscata e il latte. Lo metteremo in 3 battute. Una volta che abbiamo messo la prima battuta, mescoliamo per bene con una marisa o con una spatola e via con la seconda battuta di latte. Rigiriamo ancora per bene. Deve venire ovviamente una bella crema, una bella purea. Questo è l'ultimo goccio di latte che mettiamo e dopo che ci accorgiamo che la consistenza è buona, come vedete, comincia anche a ribollire, ci mettiamo il burro. Passate tutte queste ore di cottura anche del polpo, è pronto, ma noi lo vogliamo anche insaporire mettendolo ovviamente in una bella piastra. E questo ragazzi è il risultato. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come vi è venuto. Ciao ciao ragazzi!